Il bel canto e la sinfonica, ma non solo, anche musica da camera e musica leggera con un concerto di Omar Pedrini. Arezzo è infatti pronta ad accogliere il nuovo festival estivo a tutta musica, la prima edizione del Raro Festival dal 18 al 28 luglio 2019 che si svolgerà tra San Francisco e Anfiteatro. È un festival che ha l'impegno di portare al pubblico pezzi rari, poco conosciuti, con anche una proposta di pezzi invece famosissimi, può essere Traviata di Giuseppe Verdi oppure il trio Opera 8 di Brahms. Raro sarà l'esecuzione di questi brani. Il cartellone aretino, nato da un'idea di Donato Renzetti, propone 10 spettacoli che porteranno in città alcuni dei più acclamati interpreti per un viaggio all'insegna della cultura e della bellezza. Raro Festival è, diciamo, l'unione di musiche, chiamiamole non troppo conosciute e anche qualcuna inedita, abbinata al grandissimo repertorio. Quindi troverete la Traviata, che è nel vostro grandissimo anfiteatro, una Traviata straordinaria però, perché la qualità è importante per il risultato di un festival, e musiche come il primo concerto che faremo nella vostra cattedrale di San Francesco, proprio con un brano di questo autore rumeno, Martino, Gli affreschi di Piera della Francesca. Al Petrarca ci sarà invece un'opera del Settecento di Simone Fioravanti, molto carina, è la storia di quattro cantanti che vogliono fare le cantanti e i vecchi loro, diciamo, impresari vogliono anche innamorarsi, però vedrete, lo scoprirete per caso. Si tratta di un festival voluto dalla Fondazione Guido d'Arezzo, dal Comune e realizzato assieme alla Filarmonica Gioacchino Rossini. È evidente che noi proponiamo questo perché sia un evento che si ripete negli anni. E se le cose andranno come tutti noi ci auguriamo che vadano, Arezzo diventerà un punto di riferimento per la musica nel mese di luglio. È chiaro ed evidente che ci sono altri festival già consolidati, già importanti nel panorama nazionale e soprattutto internazionale, ma Arezzo, a mio modo di vedere, può svolgere un ruolo unico, unico come l'unicità dei Natali che ha dato a Guido d'Arezzo.